L'isola dei famosi, Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi, il botta e risposta durante la settima puntata. L'isola dei famosi, Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi inaspettatamente in diretta nel corso della settima puntata hanno affrontato un confronto. Daniele visiona con una clip le dichiarazioni del noto chef: "Questo tuo video, questa tua confessione purtroppo a me non me la dà a bere. Io sento sempre più puzza di capitalismo in quello che dici. Noi siamo antropologicamente incompatibili. Quando sono venuto in Italia ho sentito anche dei tuoi confessionali, delle parole ingiuste dette nei miei confronti, però voglio temperare questo, voglio semplicemente dire che siamo due persone lontanissime, abbiamo due visioni della vita completamente diverse, tu ragioni con il profitto. Tu stai impaginando la tua presenza sull'isola come una forma di ricerca assoluta, ti auguro di fare un buon percorso lì, però vedo una distanza a siderare tra me e te, in queste confessioni l'umiltà non esce fuori". Joe, dopo aver ascoltato le parole dell'ex naufrago, replica: "Le persone un po' ignoranti così devono lasciarli parlare. Io non sono ignorante. Ignorante forse sarai tu, afferma l'ex naufrago. Joe afferma: "Daniele, forse come tu leggi, dovresti leggere uno dei miei libri che ho scritto, che dimostra i miei sentimenti veri e il senso del mondo, eccetera". Interviene l'opinionista Sonia Bruganelli e si rivolge a Daniele: "Ma tu hai partecipato gratuitamente? Hai dato tutto in beneficenza, immagino". Si rivela Daniele e poi aggiunge: "Tutto quello che io percepisco in questo programma lo do in beneficenza, però non lo volevo dire, perché non mi piace fare beneficenza pubblica, mi avete messo nella condizione di dirlo,